Eccoci bentornati ad una delle trasmissioni più gradite del nostro pubblico, dei nostri telespettatori che seguono Maria Visione, cioè Pellegrinaggio in Terra Santa. Quest'anno ancora una volta padre Juan Maria Solana, che tutti conoscete, insomma chi segue questa trasmissione lo conosce molto bene perché è una sua trasmissione in realtà. Io mi prodigo solo a tradurlo simultaneamente per tutti i momenti più salienti dei pellegrinaggi che ci fa seguire in una terra che amiamo, la Terra Santa. Abbiamo trascorso momenti bellissimi negli scorsi pellegrinaggi, conoscendo anche dei punti, dei luoghi, dei particolari, dei dettagli della Terra Santa che normalmente nei normali pellegrinaggi fisici non si fanno, non si vivono. Poi addirittura l'anno scorso siamo stati in Egitto perché siamo partiti da molto lontano nella conoscenza della sacra terra, la terra degli ebrei, la terra destinata a loro perché la terra promessa, secondo le scritture. E quindi quest'anno ancora ci immergiamo, devo dire, in questo momento bellissimo, topico, poi lo iniziamo, direi, nel giorno ideale, come lui ha voluto, d'altronde, come padre Juan Maria Solana ci ha invitato a fare, cioè il mercoledì delle ceneri, perché è un pellegrinaggio quaresimale, è un pellegrinaggio non di penitenza, ma comunque di grande e importante preghiera. Vi faccio immergere subito nel cuore di questo pellegrinaggio che, come sapete, ha sempre delle caratteristiche, una nuova sigla, un nuovo inno che vi tradurrò perché lo proponiamo anche nel nostro loop televisivo con le parole in spagnolo e quindi ve le tradurrò e poi anche dei simboli. Quindi subito iniziamo pellegrinaggio in Terra Santa per tutto il periodo quaresimale. Seguiteci. Signore, insegnanos a Signore, insegnaci a pregare. orare, Il Signore, voglio fare la tua volontà. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Col tuo sangue ci hai salvato. Pellegrinaggio della preghiera, prima pratica introduttoria. Carissimi Mis queridos peregrinos, fratelli pellegrini, dopo una lunga attesa e dopo la bellissima, meravigliosa, il meraviglioso pellegrinaggio dell'anno passato, siamo stati in Egitto, in Sud Israele, in Giordania. Ecco, adesso abbiamo approfondito la quarta parte del catechismo, che iniziamo subito. Oggi è la nostra prima pratica introduttoria. Abbiamo avuto alcune interviste, abbiamo avuto le prime testimonianze con diversi protagonisti dei vari capisaldi che riguardano la preghiera cristiana. Io voglio ringraziare tanto nostro Signore e a voi anche. E voglio anche dire quasi una mezza eresia. Dico grazie alla pandemia, perché a me personalmente è stata un'occasione per immergermi nel catechismo della Chiesa Cattolica, perché questo libro meraviglioso che ho tenuto nelle mie diverse librerie, dovunque io sono stato e non l'ho mai approfondito, invece grazie alla pandemia ho avuto la possibilità di approfondirlo e di farlo approfondire a voi attraverso questi pellegrinaggi virtuali. È piena adesso di segni, di sottolineature. Ecco, allora benedico il Signore
perché questo sforzo che io ho fatto, a me personalmente come sacerdote e come cristiano, mi ha aiutato tantissimo e credo abbia aiutato anche tanti di voi, e lo voglio sottolineare anche nei termini che mi hanno espresso alcuni pellegrini virtuali che mi hanno scritto, scrivendomi delle testimonianze bellissime. E in queste testimonianze io ho riflettuto tanto come sacerdote e come cristiano, ripeto, perché ho capito che è lì che è il cuore della Chiesa e anche della nostra fede, e ve li vado a condividere. Ciao a tutti voi che rendete possibile l'immensa missione di Magdala, a tutti gli impiegati, a tutti i volontari. Io voglio ringraziare tutti coloro che rendono possibile l'opera di Magdala. Un'amica è venuta lì nel 2020 ed è uno dei regali più importanti della mia vita. Io ogni giorno seguo le messe giornaliere, le riflessioni di ogni giorno, il corso di Loli, e lo seguo con grande devozione. Ringrazio di appartenere alla famiglia di Magdala. Che è bello che molte persone come lei si sentono appartenenti alla famiglia di Magdala, che bello. E voglio anche anticipare che dopo il mio pellegrinaggio virtuale voglio spiegarvi più profondamente chi è e cos'è la famiglia di Magdala, perché siamo una famiglia spirituale solo per guardare il cielo, siamo molto di più. E continuo. Non è possibile, non riesco a crederci, questa cosa importante che è successa a me. La mia stessa testa non riesce a comprendere la dimensione di quello che mi sta succedendo. E ora voglio dirvi quello che voglio esprimervi in questo momento. Io penso che noi qui stiamo mettendo su un grande momento di riflessione sulla storia della salvezza. Attraverso i gruppi di riflessione, degli esercizi spirituali che qui facciamo, Magdala ci permette quindi di ordinare, di relazionare e di amalgamare le nostre conoscenze e i nostri sforzi che riguardano la vita. È tutto illuminato dall'incontro con la parola, con la relazione tra l'Antico e il Nuovo Testamento, che ci sorprende ogni giorno, ci entusiasma e ci porta a seguirlo sempre attraverso la mano di nostro Signore. Carissimi pellegrini, questa famiglia di Magdala è impressionante. Io posso sottoscrivere quello che ha scritto questa volontaria, perché qui è stato sempre pieno di vescovi, di cardinali, di moniche, però la cosa più bella è di poter trasmettere il catechismo della Chiesa Cattolica alle persone che vengono qui come pellegrine, come volontarie, e che consentono di visitare luoghi, consentono di conoscere se stessi visitando i luoghi, conoscendo la parola. È una cosa meravigliosa. Allora, quando il catechismo viene studiato in modo astratto è una cosa, ma quando invece viene studiato conoscendo i posti, tutto tiene un senso, e tutto viene collegato, e tutto viene visto dai nostri sensi, viene sentito, quindi la nostra conoscenza diventa non solo un fatto intellettuale, ma anche un fatto fisico, perché li vedo, perché li sento, perché comprendere le cose senza vederle
È sì possibile, ma è meno facile. Alle volte quando leggo dei passaggi della Bibbia devo poi rileggerli, devo reinterpretarli, devo ritornare alla storia della salvezza, mentre vivere questi posti, avere la possibilità di visitarli è una cosa che non ha, è una goduria, è un godimento completo. Noi siamo riusciti ad integrare tutte le parti della vita cristiana di un modo più profondo, più evidenziato, più realista. E affinché questo ci rimanga chiaro, oggi io ho tentato di trovare un artefatto che possa aiutare a dare questa immagine. Io ho voluto trovare una piccola sedia, piccola, o anche un piccolo tavolo dove era possibile togliere i piedi. Voi immaginate un piccolo tavolo che ha quattro piccoli pedali, piccoli... Allora, cosa voglio dire? Volevo farvi questo esempio molto simbolico, che se io tolgo un piede ad un tavolo che ha quattro piedi, chiaramente non si tiene più molto in equilibrio. Se io tolgo anche il secondo piede, chiaramente non si terrà molto in equilibrio, ci vuole sempre qualcosa che lo sostiene, ma se io tolgo tutti e quattro i piedi, o tre piedi non si potrà mai tenere in piedi, perché questo tavolo cadrà, questa sedia cadrà. Perché questo esempio? Perché il catechismo, in un modo molto sintetico e chiaro e molto ordinato, ci presenta i quattro piedi della vita cristiana. La prima parte della vita cristiana è la fede. Quindi la spiegazione della fede ci spiega cos'è il credo, chi è Dio, a cosa io mi dirigo, in cosa io credo, quando io dico sono cristiano, in cosa credo, quali sono le basi, i fondamenti di questo credo. Quindi è il primo piede, la prima parte. Secondo piede della sedia. Come vivo io questo mistero? È un mistero infinito che sta lì nell'ultima parte dell'universo che non ha niente a che fare con me. Questa seconda parte l'abbiamo vista 2 anni fa e sono i sacramenti. I sacramenti della Chiesa, e li abbiamo spiegati tutti. E le abbiamo spiegato cos'è la vita di Dio in noi, cosa significa il sacramento, quali sono i sacramenti, come si vivono, quali sono i requisiti, eccetera, eccetera. Quindi fede e i sacramenti. L'anno passato siamo stati in Egitto e abbiamo attraversato la Terra Santa attraverso la mano di Mosè. E quindi nella mano di Mosè abbiamo ricevuto i comandamenti della legge di Dio, quindi l'ordine morale del cristiano. Questa è la terza parte della vita cristiana. Quindi abbiamo la fede, i sacramenti, la morale, e ora iniziamo la quarta parte di questo tavolo, di questa sedia, che è la vita di preghiera, cioè una relazione fresca, filiale, spontanea, amorosa, confidenziale, di Dio nostro Padre con noi e noi con Lui. Se io tengo questi quattro piedi, questi quattro fondamenti, e no, senza toglierne una delle quattro, e cercare di tenerle tutte della stessa misura, non devo avere
un piede più corto dell'altro, uno più lungo dell'altro. No, devono essere tutte e quattro della quattro misura. Quando io vado al ristorante non posso sedermi su una sedia che ha uno dei piedi più corti o più lunghi, perché è chiaro che non cenerò bene. Io credo tutto che dice il credo. E quindi noi dobbiamo credere in tutto quello che dice il credo. I sacramenti più possibile regolari, ma alle volte mi sento dire li frequento meno, li frequento di più. Già, un piede sta più corto dell'altro. La vita morale, i comandamenti della legge di Dio, quasi tutti li rispetto. Mi piacerebbe tutti, però in alcuni sbaglio, in alcuni li dimentico, alcuni dimentico il contenuto, eccetera, eccetera. E quindi va a finire che questi piedi sono di dimensioni diverse, di lunghezza diverse, di larghezza diverse. E ora la preghiera. Quanti mi dicono non ho tempo, prego male, non parlo con Dio, non sento Dio, non so come iniziare, non so come fare. Ho la mia sedia, ho il mio tavolo, veramente mal combinata. Sinceramente è così. E ciascuno di noi lo ha così. Non ce l'abbiamo mai bilanciata, non ce l'abbiamo mai stabile, sicura. Se io metto qualcosa di pesante su questo tavolo con questi piedi mal combinati, cosa succede? Beh, accade tutto. Quando ho una pena grande nella vita, a tutti può accadere che ho una pena grande nella vita. Se se il mio tavolo non è fermo, stabile, c'è gente che tristemente si cade. In una prova seria della vita è così. Quindi, carissimi pellegrini, in questa occasione noi dobbiamo porre il nostro tavolo, e lo dobbiamo mettere solido, perché il nostro quarto piede è la preghiera, con la speranza che gli altri tre li abbiamo messi bene, chiaramente. Dio ha permesso, per secondo i suoi piani, che tutto questo accadesse. Quando abbiamo fatto il primo pellegrinaggio della fede, mentre stavamo facendo proprio il pellegrinaggio della fede, Papa Francesco ha viaggiato in Iraq, quindi nei luoghi che sono antecedenti alla vita di Abramo. Una coincidenza preziosa che ovviamente io mai avrei immaginato, ma è successo. Abbiamo iniziato il nostro pellegrinaggio virtuale con una pandemia, e mai avrei potuto immaginare che questo accadesse. Adesso, in questa occasione, siamo in un anno di preparazione dell'anno giubilare, che è il 2025, e Papa Francesco invita tutta la Chiesa a prepararci con un anno dedicato all'adorazione e alla preghiera. Quindi anche questa è una coincidenza bellissima, perché è una coincidenza che riguarda il nostro pellegrinaggio dedicato alla preghiera, e a questa quarta parte del catechismo. Io mai l'avrei immaginato che il Papa avrebbe dedicato un anno di preparazione alla preghiera e tutto quello che implica il tema. Ma l'ha detto Papa Francesco: dedichiamoci alla preghiera. Ebbene, noi faremo esattamente questo. Io voglio dire questo perché mi piacerebbe che il nostro pellegrinaggio virtuale non sia una cosa che riguarda solo la famiglia di Magdala, ma che tutti siamo insieme e che tutti facciamo questo cammino quaresimale con tutta la Chiesa unita, con il Papa, con i Vescovi, con le parrocchie, con tutta la gente che segue questo vento dello Spirito Santo e che sta camminando nell'anno santo, verso l'anno santo 2025, che è l'anno giubilare, che inizierà il giorno di Natale.
quando Francesco, Papa Francesco, aprirà la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Una bellissima e provvidenziale coincidenza che io vi invito a valorizzare. Facciamo la nostra, il nostro pellegrinaggio unita a tutta la Chiesa, sicuri, sicuri che Dio ha benedizioni e grazie speciali per tutti noi, per tutta la Chiesa e per tutti noi, per ciascuno di tutti noi. Vedete quanto è importante. Mi fermo qui per proseguire a brevissimo, perché è questo il passaggio che volevo sottolineare a tutti voi. Innanzitutto l'inizio di questo pellegrinaggio, il giorno della Quaresima, cioè il mercoledì delle ceneri. Siamo nel 2024 ed iniziamo questo pellegrinaggio il giorno della Quaresima, quindi il giorno ideale che ci impone anche liturgicamente il digiuno, il giorno ideale per iniziare una preghiera intensa, una relazione con Dio in maniera diversa, nuova, rinnovata. E questo ci ricongiungerà poi a quello che diceva il nostro padre Juan Maria Solana, cioè al giubileo. Nel 2025, il giorno di Natale, si apre il giubileo, l'anno giubilare. L'anno 2025 sarà un anno importantissimo, l'anno in cui l'apertura della Porta Santa a San Pietro ci dirà e ci ricorderà quali sono le quattro, las quattro patas, come ha detto padre Juan Maria Solana, i quattro fondamenti della nostra vita cristiana: la fede, i comandamenti, quindi la vita morale, prima ancora i sacramenti e la vita di preghiera. Questi quattro momenti sono quelli momenti, sono i pilastri della nostra, del nostro cammino di fede, che nel cammino giubilare che stiamo iniziando oggi per prepararci, essere pronti a viverlo appieno nel 2025, ci consentiranno di incontrare nostro Signore nella pienezza di questa fede ancora viva, ancora piena e soprattutto stabile nei quattro piedi fondamenti della nostra, del nostro catechismo. È bello che padre Juan Maria Solana non perda occasione per ricordarcelo e per farcelo vivere, e ce lo farà vivere tra le altre cose in pellegrinaggio nella terra di Cristo. Ma proseguiamo. Talita cum è l'espressione che ha detto Gesù in aramaico e che gli evangelisti ricordano in aramaico nel Vangelo, proprio perché li ha impattati, ha impattato i nostri stessi apostoli. Talita cum, una frase che tutti conosciamo e che riguarda la guarigione di questa ragazza. Noi preghiamo sempre nostro Signore per la guarigione fisica principalmente, ma la guarigione spirituale. Talita cum. Che espressione è questa? Che voce? Che comandamento ha dato? Gesù ha fatto qualcosa di eccezionale quel giorno, quando gli evangelisti hanno scritto quel Vangelo in greco, in aramaico e poi tradotto in greco, ma quando l'hanno ritradotto in greco hanno conservato la espressione originale di Talita cum. Questa giovane viene guarita da Gesù. Lì succede, in questa casa, che ricordiamo per questo miracolo meraviglioso, altro miracolo meraviglioso, che è il miracolo della donna emorraisa. Poi Gesù va alla casa di Cairo e gli mandano a dire a Cairo: non molestare il maestro perché è occupato. Ma Gesù
che viene accolto da questa persona, gli dice: basta che tu credi. E quando arriva a casa e ci sono tutte le donne che piangono, e Gesù dice: la donna, questa ragazza non è morta, è solo addormentata. Ma come? Tutti lo prendono quasi in giro, ma no, è morta come una pietra. Allora Gesù entra nella stanza dove c'è la bambina con i genitori, dove c'è la bambina con Pietro, San Giovanni e Paolo, e Gesù dice: Talita cum, e dice: bambina, ragazza, a te lo dico, alzati. E Gesù la prende per mano, la prende per mano e la porta e la fa alzare. Vedete, qui c'è il mosaico in questa cappella che ricorda esattamente questo passaggio. Il Talita cum, e c'è questo gesto incredibile della sorpresa della mamma che vede la bambina che si è alzata, e anche del padre, che praticamente Gesù ha resuscitato la loro bambina. E anzi Gesù gli dice: dalle da mangiare. Questa bambina era morta, adesso è viva. E Gesù le dice delicatamente: dalle da mangiare. Questa bambina ha bisogno di mangiare. Certo, nessuno nel momento della celebrazione così incredibile di una resurrezione pensa a dare da mangiare a qualcuno. Pensate a Gesù quanto è spontaneo e naturale. E in tutto questo c'è la guarigione, una scena di Vangelo che è una scena di preghiera. Per questo ho voluto continuare così. Perché questa scena, che poi rappresenta la cappella dalla quale io vi sto mandando in onda questa mia catechesi, è la cappella di Talita Cum, appunto, è una scena di grande preghiera, e io voglio iniziare oggi proprio con questa incredibile preghiera, perché il padre e i genitori hanno pregato anche davanti all'evidenza della morte, hanno chiesto il miracolo anche davanti al diniego dei discepoli di fargli incontrare Gesù. Hanno toccato Gesù con la speranza che lui potesse intervenire e potesse arrivare a loro casa, pur perdendo le speranze perché era impegnato in altro. Ma Gesù lo ha fatto, Gesù ha guarito l'impossibile, cioè la morte di una bambina, e l'ha resa di nuovo viva, gli ha dato lo spirito della vita. Quindi la risorta, Talita Cum, è il messaggio della preghiera che rende possibile l'impossibile, una preghiera a cui tutti spesso perdiamo invece la speranza, perché non crediamo più che Gesù può rendere possibile l'impossibile. La migliore fonte di preghiera è quando noi preghiamo davanti a Gesù con la verità, con la sincerità. Noi, quando ci mettiamo davanti a Gesù, davanti a Gesù Eucaristia, e preghiamo e piangiamo e ci mettiamo in ginocchio perché necessitiamo la sua presenza in noi, lo facciamo proprio convinti che vogliamo che Lui guarisca, che Lui ascolti la nostra preghiera. E la preghiera vera è questa, quella sincera, quella di pianto, non quella di routine. Con una certa probabilità, e lo voglio sottolineare, con una certa probabilità, questo miracolo è accaduto qua, a Magdala. Con una certa probabilità, certo non voglio affermarlo con certezza assoluta, perché purtroppo questa certezza non ce l'abbiamo, però abbiamo trovato una sinagoga che pare appartenesse proprio al Cairo, quindi
è molto probabile che la casa di Cairo, Cairo era qui. Se fu al seminario. Voglio raccontarvi questa cosa. Un giovane un giorno andò al seminario. Un giorno scrive alla madre, questo seminarista, e dice: ci stanno insegnando a cantare. Allora la madre dice: bene, canta bene. Un giorno gli scrive che stanno insegnando latino, ci stanno insegnando a pregare. Va bene, continua a pregare, continua a... Allora gli dice la mamma: ecco, su apprendere a pregare, lì veramente ritengo che sia molto difficile, perché puoi imparare a cantare, puoi imparare il latino, ma pregare è veramente molto difficile, nessuno te lo può insegnare, lo devi vivere solo nella tua vita. Vi dico questo perché è così, perché si può apprendere tutto, ma pregare è una delle cose più difficili da fare, o più semplici, secondo il punto di vista, secondo come lo fai, secondo la verità delle tue intenzioni. Quella madre, che è una madre semplice di famiglia, ha detto una grande verità. Ha detto una grande verità e ha aggiunto al figlio: io l'unica cosa che so della mia preghiera è che Dio è padre. Ma già questa, se è creduta fermamente, è una grande preghiera. Una grande preghiera. Bene, basta, mi fermo, carissimi fratelli, voglio terminare. Prepariamoci a questo pellegrinaggio e voglio terminare con questa chiarezza. E voglio anche dirlo per essere chiari con voi. Io non vado a fare un elenco di preghiere, farò una catechesi di preghiera, perché l'elenco di preghiere è una pratica di preghiere. Io posso spiegarvi 2 o 3 metodi di preghiera, posso spiegarvi come si medita un testo, posso spiegarvi la postura che conviene, ma non voglio farvi un elenco di preghiere, ma voglio farvi una catechesi sulla preghiera. Ve lo dico perché mi farebbe veramente tanto pena che voi pensiate che io vi faccio una mistica della preghiera, una chissà quale, appunto una mistica di preghiera o una dottrina sulla preghiera. No, non voglio fare questo. Io vi porto riferimenti biblici, riferimenti della vita della Chiesa, dei Santi, ma voglio vivere l'esperienza immediata di preghiera con voi, voglio darvi gli strumenti di preghiera, voglio darvi gli strumenti affinché tu viva al meglio la tua messa, i tuoi sacramenti, la tua vita di preghiera in famiglia. E se tu mi permetterai, voglio darvi una casa in cemento armato. Non una casa preziosa, decorata, piena di ori, di quadri. Voglio darvi pilastri saldi, cementi armati. Poi tutto questo ornamento glielo puoi mettere tu quando vivrai la tua vita di preghiera. Quando tu la maturerai, la perfezionerai, io ti voglio dare la struttura. Ti voglio dare gli elementi indispensabili con i quali tu non puoi avere preghiera cristiana, ma l'esperienza di preghiera la dovrai vivere tu. Quindi la pista, la guida te la posso dare io, ma l'esperienza di preghiera la dovrai fare tu. Termino solo menzionando la parte delle catechesi che studieremo. Noi studieremo la quarta parte, che tiene 2 sezioni. La prima sezione è la preghiera nella vita cristiana, quindi
La vita cristiana senza preghiera è imperfetta, incompleta ed è povera ed è arida. E la seconda sezione è la spiegazione del Padre nostro. Quando hanno detto Gesù insegnaci a pregare, Gesù gli ha pregato il Padre nostro e con questo ha detto: qui tenete tutto, avete tutti gli elementi per voi, potete pregare per allineare la vostra vita alla preghiera. E così voglio terminare oggi. Bene, io penso che ci ha dato già elementi per poter iniziare il nostro cammino oggi. Prendiamo il catechismo, diamo un'occhiata a questa parte finale che riguarda queste due sezioni, che lui poi ci spiegherà perfettamente durante tutto il nostro pellegrinaggio, ma noi iniziamo una lettura, anche se volete, semplice, magari così superficiale, perché sarà approfondita, ve lo garantisco, in tutto il cammino quaresimale che faremo con Padre Juan Maria Solana. E prendiamo come esempio la preghiera per eccellenza, il Padre Nostro. Grazie per essere stati con me, ma ci diamo appuntamento al prossimo mercoledì per proseguire pellegrinaggio Interesanta con Padre Juan Maria Solana. Buona serata a tutti voi.